Bene, buonasera. Siamo al dunque, cioè cerchiamo di capire come correggere una mesh che abbiamo visto essere sbagliata, portandola su Alt Space VR. Il metodo che vi spiego adesso è abbastanza interessante, io l'ho scoperto come tanti altri solo pochi minuti fa. Quali sono le facce che sono sbagliate? Allora, per sapere quali sono le facce sbagliate, occorre andare, vedete che qui c'è un menu che si chiama Overlay, che se noi clicchiamo si ingrandisce e fra le tante possibilità che ci dà c'è questa cosa carina, Face Orientation. Allora, se noi facciamo Face Orientation, vediamo che ci sono alcune parti del nostro boschetto che sono blu, queste, e altre che sono rosse. Allora, semplicemente quello che ci sta dicendo è che le parti rosse hanno l'orientazione sbagliata. Quindi, nel senso che stanno puntando al contrario rispetto a come le stiamo vedendo. Se siamo in Edit Mode, la stessa cosa. Tra l'altro qui non badate che adesso compare qua in fondo perché il file in origine era un Blender 2.79, nel vostro probabilmente lo vedete in cima, questa cosa qua. Se voi lo fate invece in Edit Mode, cambia leggermente Face Orientation, lo trovate in questo caso, io lo vedo in alto. Comunque è sempre Face Orientation è. E quando è Face Orientation vuol dire che noi con estrema pazienza dobbiamo andarci a prendere tutte le mesh di colore sbagliato. Purtroppo non c'è un sistema per selezionare, a meno che non facciamo L. Ok, con L selezioniamo tutte le mesh simili, come questa, e poi a questo punto dobbiamo andare a invertirle normali. Quindi le normali lo facciamo con, non mi ricordo se Alt N, sì, Alt N Flip, quindi facciamo Alt N Flip, e vedete che queste normali sono diventate improvvisamente blu. Quindi andiamo a selezionare questa faccia, ricordo che qui selezioniamo la faccia, facciamo ancora qui L, e facciamo Alt N Flip, quindi vedete che è diventata blu, quindi qui diventa semplicemente un mestiere di sartoria, diciamo Alt N Flip, qui facciamo L Alt N, non ho capito perché mi cambia sempre la cosa, comunque pian pianino dovremmo arrivare Flip, ah, non ho fatto L. Facciamo CTRL Z, L, Alt N, Flip, facciamo questo, L ricordiamo che seleziona tutta l'isola di facce connesse, Alt N, Flip, non sempre funziona ma spesso sì, quindi qui stiamo correggendo tutte le zone rosse, facciamo Alt N, F, facciamo qua L Alt N F e poi in realtà abbiamo un sacco, una marea di robe. Volendo si potrebbe anche provare a dirgli di calcolarsele lui completamente, nel senso che se noi possiamo dire selezioniamo tutto e poi facciamo Alt N e poi facciamo ricalcolo esterno e poi vediamo un po'. Shift A mi sembra, no, Alt A. Ok, sì, le ho ricalcolate tutte benino, meglio di prima, ma sono rimaste ancora delle cose. Quindi dobbiamo andare. Comunque mi ha fatto un po' più in fretta, nel senso tutto blu, farfalla è sbagliata. Vedete che rossa rossa. Quindi andiamo, selezioniamo questa L. Adesso qui le applichiamo Alt N F. E niente, si tratta di andare a prendiamo solo la roba che sta sopra. Qui abbiamo la farfalla. Quindi la spostiamo, ci avviciniamo, selezioniamo L, sì, Alt N F. Ok. E poi questo Alt N Flip. E poi abbiamo visto che ce ne sono ancora dei pezzettini qua. E
No, qui conviene selezionarle uno per ciascuna. Quindi qua evidentemente, quando è stato progettato questo bosco, tutto fatto senza controllare le normali, quindi se si faceva probabilmente mentre si costruiva, no, era probabilmente più semplice, però lavoriamo sempre anche a posteriore, visto che Blender serve anche per lavorarci sopra. L no, quindi then F. Ok, quindi caccia al tesoro, diciamo che è un lavoro, diciamo, che può prendere un po' di tempo. E se lo farò un attimo, faccio. Ecco, diciamo che dopo un po' di lavoro ci scoprirete che ci saranno delle cose che non sono sanabili, nel senso che qua in questo caso c'è proprio un buco, questo buco dovrebbe essere chiuso, quindi per chiuderlo bisogna proprio andare a cucire, quindi bisogna selezionare l'estremità di questo cubo, di questo signore qua. Purtroppo doveva essere fatto meglio in partenza. Comunque proviamo a chiuderlo in questo modo. Facciamo F fill. Vedete che è venuta una faccia rossa. Quindi noi selezioniamo questa faccia e la flippiamo, quindi è diventata blu. E quindi abbiamo messo a posto questa cosa. Qui abbiamo in realtà un altro problemino simile. Quindi andiamo a cucire anche questa faccia che è rimasta direi che potrebbe essere questa F sbagliata, quindi facciamo selezione della faccia Alt N F. Ok, poi vabbè, se rimane qualche occasionale faccia ancora strana va bene, ma se vi ricordate all'inizio eravamo un rossore unico, quindi adesso siamo molto meglio. Sotto non è necessario correggere sotto perché non si vede. Quindi una volta che abbiamo fatto questo mestiere possiamo tranquillamente salvare e quindi togliamo la face orientation, quindi vediamo il nostro oggetto e poi dovremmo riuscire a importarlo nel modo corretto su Altspace VR. Per questo video credo che sia tutto. Si fa il salvataggio del Blender, quindi salviamo e ci vediamo ai prossimi.